Ciao turisti e ciao turisti, buon salve e benvenuti pure, ben ritrovati sul mio canale. Dunque, sistemiamo la bici, appoggiamola qua. Ok, come avete visto ho cambiato assetto, c'è anche scritto nel titolo di questo video. Tra l'altro ringrazio il mio cavalletto, ma non vi svelo ancora chi è. Questo è l'assetto che ho scelto per portare a termine il mio viaggio lungo la via Francigena da Milano, Pavia, fino a Roma. Quindi saranno delle tappe tutte in Italia, è un percorso abbastanza conosciuto, è molto ben segnalato e contrariamente alla Francigena francese e svizzera, diciamo che è un percorso anche molto tosto. Se infatti togliamo il Gran San Bernardo, in Svizzera diciamo che la parte francese e la parte svizzera è veramente veramente facilissima. Qua dovrò affrontare la Toscana, sarà molto tosta, in questi giorni fa molto caldo, non c'è bisogno che ve lo dica se siete in Italia. Ma volevo entrare un attimino nel dettaglio sul perché ho deciso di cambiare assetto. Se infatti avete visto il video che vi linko adesso a schermo, ma che trovate anche in descrizione, su tutto quello che mi sono portato per un mese di viaggio, avrete notato che c'è una differenza sostanziale, ovvero ho scelto di utilizzare una borsa da bikepacking da sella anziché utilizzare il portapacchi con i due classici pannier, i miei pannier da cicloturismo di Kicking Donkey, che portavano circa, se ricordo bene, 10 litri l'uno. Perché questa scelta? Beh, innanzitutto ogni viaggio necessita un certo tipo di attrezzatura, ogni viaggio prevede una scelta a livello di cosa portarsi. Infatti, per esempio, rispetto al viaggio scorso, rispetto al video dove appunto trovate tutto il resto dell'attrezzatura, ho portato molta meno roba pesante. Perché? Perché questi giorni farà veramente veramente caldo e quindi, per esempio, se nel viaggio scorso ho portato delle robe in più per coprirmi, che quindi occupano anche più volume, più spazio, con questo assetto ho in totale meno capacità di carico e quindi posso utilizzare delle borse meno capienti. Quindi, portando meno roba, utilizzo delle borse meno capienti, sono in generale adesso con un assetto molto più leggero e molto più veloce. Un'altra differenza sostanziale è il posizionamento della tenda. La tenda ho deciso di posizionarla qua sulla forcella a lato anziché qua, perché qua sto utilizzando, tra l'altro questo è un po' d'uovo, credo che sia rimasto da prima, sto utilizzando una borsa che mi è arrivata in test di Agu, un brand olandese, che per adesso è una borsa monster, raga. Stiamo parlando di una borsa da manubrio da 17 litri, con un sacco di fibie, di cinghie, che mi permette di posizionare anche qua il materassino fantastico, questo eccellente, ve lo straconsiglio, della Decathlon, e quindi risparmiare ancora spazio. Quindi ho deciso in particolare per questo viaggio, cosa che non faccio di solito perché io metto tutte le robe a caso, anche di dare un senso logico a dove metto le cose all'interno delle borse. Ad esempio, qua troviamo la gavetta, si sente che c'è la gavetta, e le cose per dormire, quindi sacco a pelo e cuscino. Tutto praticamente il vestiario è suddiviso equamente tra borsa anteriore da manubrio e borsa da sella, mentre qua invece trova spazio tutta la parte tecnica. Ora, questo è un appunto che voglio fare, poi ci farò anche un video su tutto quello che ho portato per questa settimana di viaggio, ma in realtà, visto che non penso che tutti voi viaggiate o necessitate di viaggiare con un drone o attrezzatura tecnica, tanta attrezzatura tecnica, tanti power bank, secondo me, se mi fossi sforzato, avrei potuto portare addirittura meno roba oppure utilizzare una borsa frame più sottile, quindi avere più spazio per le borracce. Questo video vuole anche essere un video molto semplice, molto veloce. Sono qua a Piacenza, ho fatto 100 km, devo farne ancora 40, quindi sono un attimo a terra. Però mi è venuto in mente che potrebbe essere interessante parlare di questo aspetto, ovvero che ogni viaggio necessita di un'attrezzatura diversa e quindi potenzialmente di un setup diverso. Se per il viaggio scorso infatti avevo scelto un setup più ibrido, quindi con anche il portapacchi, le borse da portapacchi, non vuol dire che per un altro viaggio con tappe diverse, che si svolge in un luogo diverso, non debba cambiare setup. Quindi attenzione a valutare bene sempre il setup che utilizzate all'interno dei vostri viaggi. Che cosa non è cambiato? Beh, la borsa centrale da telaio, eccellente. Borse laterali con i cage della Blackburn, veramente veramente favolosi, ragazzi. Costano tanto, hanno un prezzo veramente alto per un pezzo di metallo e due fibie
che stringono, però li valgono. Testerò questa borsa che non vedo l'ora di utilizzare durante questi giorni, perché 17 litri, raga, 17 litri, cioè una borsa da manubrio da 17 litri, wow, tanta tanta roba. E poi ovviamente, vabbè, insomma, è rimasta la mia borsa su misura da telaio della Kicking Donkey. Giusto, anche ho provato, visto che mi è arrivato ed è praticamente uguale a quella della BBB, questa borsa tank bag, water bag, non ho mai capito come si chiamano, sempre della Agu, e poi vabbè la borsa della Kicking Donkey, questa ci vuole sempre. Tra l'altro qua c'è un grappino, come potete vedere. Insomma, che altro dire, se non che sono contento di essere ripartito. Rifarò questi due giorni con un altro personaggio, anche lui viaggia con un setup da cicloturismo molto semplice, dove però ci sta tutto. Anche tu farai una settimana di viaggio, giusto, più o meno? Sì, faccio una settimana di viaggio, faccio due tappe appunto con Pietro, si arriverà fino in Toscana. Io, come vedete, sono un molto più leggero, in confronto non sono assolutamente un esperto, però ho sempre viaggiato così e penso che questa sarà tra l'altro l'ultima volta che viaggerò in questo modo, perché la mia idea è quella di cambiare biciclette, cambiare un po' tutto. Insomma, andate a seguire il canale di Federico, oppure no, perché Federico non ha portato il drone, ragazzi. Cioè, non ha portato il drone. Non ha portato il drone. Troppa roba importante per... Non ho portato il drone, purtroppo. Una bella Cora, comunque una bella bicicletta, con la tripla, puoi andare ovunque. Domani facciamo la Cisa, vediamo se la cava il ragazzo, vediamo se me la cavo io. Comunque, andatela a seguire, vi lascio il suo canale e tutti i suoi contatti in descrizione. Bene, io adesso riparto, devo fare gli ultimi 40 km circa per Fidenza. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito, se sì lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, perché durante questo viaggio, come è successo anche per lo scorso mese passato insieme lungo la via Francigena, vi porterò con me, oltre che su Instagram, seguite le storie che faccio giornalmente su Instagram, anche qua su YouTube. Bene ragazzi, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, sperando di non sciogliermi. Un saluto da Piacenza, ciao!